Bentornati sul mio canale, benvenuti in uno dei miei video e bentornati nella mia cucina. Oggi siamo qui nella mia cucina e siamo anche in ritardo. Aiuto! C'era una cosa che volevo troppo organizzare in questo periodo, nel mese d'ottobre, ovvero un pranzo interamente autunnale e di invitare i miei amici per, insomma, stare insieme e mangiare cosine autunnali. L'autunno, raga, è la mia stagione preferita, è bella, ha dei colori stupendi, ha un ritmo più lento. È quella, diciamo, è quel riposo che arriva dopo l'estate. Bella, bella, bella. E voglio onorarla in questo modo, preparando un pranzo con un menù interamente autunnale, perché questa stagione offre degli ingredienti e ricette buonissime, condividerlo con i miei amici. Ma il problema qual è? Perché sembra tutto molto bello. Il problema è che sono in ritardo, perché sono esattamente le 11 del mattino e alle 12:30 loro arriveranno, quindi ho un'ora e mezza di tempo per preparare tutto. Quindi, non volendo, senza farlo apposta, questo video si trasformerà anche in una challenge, in una corsa contro il tempo. La Luna è qui che sta mangiando, così ci lascia in pace, spero. Tra l'altro, con uno dei miei amici ha un rapporto un po' complicato di fastidio, ma anche di amore. Quindi, non lo so oggi che cosa, se bisticceranno oppure se si ignoreranno o se si faranno le coccole, non lo so. In questo momento io devo cucinare e sono qui ancora senza niente di pronto che sto parlando e facendo l'intro del video, questa intro che non finisce più. In realtà c'è anche un'altra cosa da dire: io avevo ordinato su Amazon delle cosine autunnali perché avrei anche voluto fargli trovare casa un po' addobbata per l'autunno, ma le cosine autunnali arriveranno settimana prossima, quindi niente. Sicuramente ci registrerò un unboxing, vi farò vedere quello che ho acquistato e metteremo le cose che ho acquistato insieme in giro per casa. Succederà settimana prossima e i miei amici oggi si beccheranno un menù autunnale senza decorazioni autunnali. Comunque c'è un'atmosfera un po' cupetta fuori, nel senso è nuvoloso. Immaginatevi questo pranzetto, un bel caliceggio di rosso, due chiacchiere, due risate. Come si fa a non amare questa stagione? In più, mi sono anche dimenticata di recuperare qualche castagna in giro qua e là, perché qui si trovano anche in mezzo alla strada, qualche noce intera, qualche castagna da mettere come decorazione e anche da proporre come frutta secca a fine pasto o durante il pasto, però mi sono dimenticata, quindi niente, oggi ci arrangeremo qui. Iniziamo subito questa sfida, questa corsa contro il tempo e cominciamo a preparare. Che cosa prevede il menù? Ho pensato di preparare quattro cosine e non so da quale partire. Magari inizio a tirare fuori le cose dal frigo, potrebbe essere un inizio. Guardate, pere, radicchio, zucca. E funghi. Questi saranno gli ingredienti protagonisti di questo menù autunnale. Aspettate che faccio l'immagine di copertina, altrimenti poi me ne dimentico. Ok, fatta la nostra immagine di copertina, direi che dobbiamo proprio iniziare a muoverci. Da cosa partiamo? Da cosa partiamo? Non lo so! No, perché in realtà sono tutte preparazioni semplici e veloci, però devo capire bene come organizzarmi. Allora, io direi di partire dalle pere. Perché dalle pere? Le pere le devo fare a forno. Sì, direi di partire dalle pere. Direi di farne magari tre, una me la tengo. Vorrei fare le pere al forno con gorgonzola, miele e noci. Ed è la prima volta, quindi se vengono bene, io una pera me la tengo perché poi me la faccio anche un altro giorno, tipo domani di nuovo? Non lo so. Tanto le devo lavare bene bene e le utilizzeremo con tutta la buccia. Allora, le ho lavate, le ho più o meno asciugate. Io mi sono fatta consigliare dal fruttivendolo questo tipo di pera. Vi avevo detto appunto che volevo infornarle e lui mi ha dato queste qua. Allora, le dobbiamo tagliare a metà. Ok, sì, ne faccio tre, così ne abbiamo due metà a testa. Ok, poi Luna ha preso un colpo quando ho detto poi. Le dobbiamo un po' scavare, quindi in questo modo, togliendo i semini.
Espressione faccio quando cucino? Quando mi rivedo, ho un'espressione. Mettiamo in una teglia con carta da forno, così, le disponiamo così. Questa carta da forno avevo bruscato del pane, quindi la riutilizzo. Ok, metto questo in forno. Poi non dovremmo fare altro che metterci il gorgonzola sopra, le noci e il miele e rinfornarle per qualche altro minuto. Adesso passiamo al couscous perché voglio preparare un couscous con radicchio, speck e feta. Quindi io direi di partire dal radicchio. Ora lo vado a smussare ulteriormente. È proprio un piatto velocissimo. Tra l'altro è perfetto perché posso servirlo a temperatura ambiente, quindi non avrò neanche bisogno di riscaldarlo. Lo preparo ed è pronto. Faccio appassire il radicchio con un pochino d'olio, un pizzichino di sale ed uno spicchio d'aglio in camicia. Lo faccio appassire bene bene, poi lo metto da parte ed in questa stessa padella andrò a rosolare lo speck. Mi sa che lo speck lo faccio tutto perché poi un pochino già croccantino lo utilizzo anche o sulle pere o con i funghi. Avrei volentieri sfumato il radicchio col vino rosso, però ho soltanto, diciamo, la bottiglia per il pranzo e non la so aprire, ho paura che mi si spezzi il tappo di sughero. Metto il radicchio da parte e adesso qui faccio abbrustolire e diventare bello croccante lo speck. Couscous pronto. Ho aggiunto la feta, lo speck croccante, il radicchio, un po' di prezzemolo, un po' di pepe e direi che ci siamo. Brutto, brutto l'impiattamento, è molto brutto, però vabbè, dai. Dai, niente, l'ho spostato perché non mi piaceva servirlo in quella ciotola e quindi l'ho messa in questo, diciamo, vassoio. Sta uscendo anche il sole. In una prima preparazione pronta. Adesso dedichiamoci alle pere. Devo andare a mettere il gorgonzola, il miele e le noci e poi rinfornarle. Come gorgonzola uso questo bello strong. Andiamo a metterlo qui. Ok, direi che va bene così, altrimenti. Che buono è! Sono un po' in ritardo, sono un po' in ritardo, devo dire. Mettiamo il miele, macinatina di pepe, anche un po' di rosmarino. Mettiamo le noci. Bellezza è questa ricettina, è una cosa fantastica. Direi che ci siamo, le rimetto in forno. Aiuto, raga, sono in ritardissimo. Ora facciamo i bastoncini croccanti di zucca, che sono un po' un mio cavallo di battaglia dell'autunno. In questo piatto ho messo pan grattato, semini di papavero, curry, un pizzico di sale. Invece qui ho messo acqua e farina e sale e sto facendo praticamente una pastellina, così, in questo modo. Ci siamo. A questo punto, il forno. Passiamo i bastoncini di zucca prima nella pastellina. Sì, sembro esaurita, ma perché in realtà lo sono. Pastellina. Un po' antipatico, eh. Pan grattato e teglia. Pronti per il forno. Lo so, sembrano brutti, ma poi vedrete che saranno buonissimi. Allora, sto rosolando, scottando in padella i funghi così interi perché poi li voglio servire con lo speck rimanente pochissimo e una cremina di formaggio spalmabile. Adesso poi vi faccio vedere. Qui ci sono le nostre pere pronte, però poi le rimando un minutino in forno. A un certo punto ho pensato, ehi, questo potrebbe diventare un nuovo format. Preparo un pranzo tipo in un'ora, ma ehi, no, perché io soccomberei. Non è fattibile, la prossima volta mi devo sbrigare un pochino prima, ma non è che l'ho fatta apposta, cioè. Conseguenza dell'essermi rilassata un po' troppo sotto la doccia stamattina. Mangiamo su un po'.
Vedete che cosa uscirà di questo video? Comunque ho chiesto ai miei amici di arrivare 15 minuti dopo, quindi mi rimane mezz'ora esatta. Gli ho chiesto di arrivare alle 12.45, mi rimane mezz'ora esatta per finire le ultime cose, però ci sono quasi, poi devo pulire e sistemare il tavolo. Ma voi non avete idea di quante cose si possono fare in mezz'ora se si mette il turbo. Quindi devo preparare salsina allo yogurt per i bastoncini croccanti di zucca che sono quasi pronti e... e butto di nuovo dentro le pere. Ok, salsina allo yogurt per i bastoncini croccanti di zucca. Ho messo yogurt bianco magro, una macinata di pepe, un po' di rosmarino secco, un pizzico di sale ed un bel goccino d'olio. Oh mio dio. Allora mi sento un po' più tranquilla perché ho tutto cotto, quindi non rischio più di bruciare niente, penso, spero. Ultima preparazione, questo piattino con una crema di formaggio spalmabile, i funghi ben rosolati in padella, rosmarino e aglio per profumare e poi lo speck croccante. Tutti i piatti sono pronti, le pere qui le lascio in forno, forno spento ma caldo, e direi che posso pulire e apparecchiare. Raga, ho sistemato bene o male la cucina e ho spento tutto. Abbiamo tutto pronto, il nostro couscous radicchio speck e feta. Questo sono troppo curiosa di assaggiarlo nel complesso con quella crema di formaggio bella, mi sembra una ricettina sfiziosa, niente male. Qui abbiamo i nostri bastoncini di zucca, lì abbiamo le nostre pere con gorgonzola, miele e noci. Qui ho sistemato, diciamo, il pane e i cereali, qualche semino con mandorle e noci in un piattino. Questa è da decorazione, non ho niente per fare decorazione. E sì, ho messo una lanterna, raga, io per fare la tavola sono un disastro. E questo sarà il pranzetto con i miei amici autunnale. Comunque io apparecchio un po' a caso, cioè nel senso ho fatto proprio quindi vabbè, mi dispiace che non siano arrivati gli oggettini più autunnali, perché mi avrebbe fatto piacere mettere qualcosina per fare un'atmosfera ancora più autunnale, però sarà per la prossima volta. Comunque non so apparecchiare, faccio un po' di caos, ma l'importante è che io ci metta me stessa e tutto l'amore del mondo. Quindi ci sono, mancano 10 minuti, raga, sono le 12.35, tra 10 minuti arriveranno. E niente, voglio un attimo pulire il pavimento in cucina, perché comunque è caduta un pochino d'acqua, di cosine, quindi pulisco lì al volo in questi 10 minuti e poi mi metto semplicemente ad aspettarli. Quindi mi sa che io vi saluto qui con alle spalle la mia tavola pronta per accogliere i miei amici. Grazie per essere stati con me in questa challenge, in questa sfida e in questa mattina un po' frenetica. Spero di avervi dato magari anche qualche idea utile per i vostri pranzi o le vostre cene autunnali. Voi non esitate a lasciare le vostre come sempre qui giù nei commenti, vi aspetto. E mi raccomando, se ancora non l'aveste fatto, iscrivetevi al mio piccolo canale ed attivate la campanella per non perdervi la notifica dei miei prossimi video. Pubblico ogni martedì, giovedì e sabato alle 14.30. Vi mando un grosso abbraccio e buona giornata.